Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto a Raffaele Cantone ed Enrico Carloni che presentano il libro Corruzione e anticorruzione. Per la casa editrice Feltrinelli interviene Luciano Fontana. Sì, intanto buonasera a tutti, davvero grazie di essere così numerosi a questo nostro incontro. Il libro Corruzione ed anticorruzione è un libro scritto in cooperazione da Raffaele Cantone ed Enrico Carloni, intanto con una, come dire, un'indicazione programmatica di Raffaele Cantone, avere al fianco uno studioso con uno sguardo un po' più distaccato per non farsi prendere troppo dalla propria esperienza che, arrivata ai 4 anni, e lo dice esplicitamente, è stata intensa, coinvolgente, e forse può, come dire, togliere quel minimo di distacco che uno potrebbe avere dopo, in un'esperienza vissuta così intensamente. Quindi a Carloni questo compito, come dire, di moderazione rispetto al coinvolgimento e alle passioni. È un libro scritto con la formula di 10 lezioni che affronta il tema più che della corruzione, ma soprattutto affronta il tema dell'anticorruzione, che è il punto fondamentale. Lo affronta per l'esperienza fatta da Cantone, ma lo affronta anche con un'analisi delle leggi, delle pratiche, i raffronti internazionali, con un linguaggio molto semplice, diretto, chiaro, profondo, ma comprensibile assolutamente per tutti. E credo che questo sia un grande pregio del libro, perché su questi temi spesso andare in profondità è molto complicato. In realtà, quando si parla di corruzione, voi sapete, la corruzione viene considerata il tema italiano. L'Italia è un paese corrotto, l'Italia è in cima alle classifiche della corruzione internazionale. La cosa che forse un po' l'ha stupito, che andando per strada come rappresentante dell'anticorruzione, la cosa che gli gridavano è arrestateli tutti, cioè l'idea che la corruzione si combatte aumentando le pene, facendo le inchieste, arrestando e condannando. Sicuramente si combatte così, ma questo libro vuole soprattutto dimostrare che la parte più importante del lavoro di bonifica della corruzione, di arretramento della corruzione nel nostro paese è il lavoro di prevenzione. Da questo punto di vista, tantissimo del libro è dedicato proprio a questo, partendo dal lavoro fatto all'ANAC, un lavoro che, dice Cantone, questo è il primo punto su cui lo vorrei sollecitare, ha trovato anche un certo grado di ostilità, o quando non è ostilità manifesta, è pacca sulle spalle. È così. Buonasera a tutti e grazie alla Feltrinelli di aver organizzato questa bellissima serata e soprattutto al direttore Fontana di averci onorato della sua presenza e anche di aver fatto questa bella presentazione. È così, direttore. Noi sentiamo spesso un'ostilità che non sempre è giustificata. C'è un episodio che forse non è nel libro, è avvenuto ieri, ma che la dice lunga. Ieri un giornale, non il suo giornale, ha raccontato che un sindaco di una città del centro, per comprare un mazzo di fiori, aveva dovuto mandare una lettera all'ANAC. Aveva speso 20 euro e lamentava questa situazione dicendo che la colpa era dell'ANAC, che non consentiva nemmeno di comprare un mazzo di fiori. Ora, è stato necessario perdere un'ora per rispondere a questo giornale, che è un'assoluta bugia, che un comune per comprare un mazzo di fiori deve fare come un cittadino comune. Va in un negozio, si fa dare lo scontrino e paga. E però c'è stato bisogno di dover scrivere un articolo ad una lunga nota ad un giornale, un'intervista con cui spiegavamo questo dato, perché
perché sennò sarebbe passata l'idea che in questo paese per comprare 20 euro un mazzo di fiori bisognava fare una serie di attività. Ma la cosa incredibile, direttore, che noi abbiamo accertato che davvero il comune aveva fatto un sacco di attività, aveva fatto una delibera che probabilmente sarà più lunga delle delibere che farà il commissario che costruisce il ponte di Genova. Ha scritto 2 pagine, ma le ha scritte di sua iniziativa. E allora è evidente che in questo senso noi sentiamo spesso un'ostilità che non dipende da comportamenti che sono del tutto a noi ascrivibili, sicuramente in qualche caso ci saranno anche delle nostre responsabilità, ma che derivano da questa idea. E mi fa venire il dubbio se poi non ci sia un po' anche un po' di idiosincrasia alle regole, cioè tutto sommato l'idea delle regole rappresenta il problema, non poi le regole in sé, perché questo funzionario pubblico ha scritto 2 pagine inutili, ma le ha scritte anche bene. Probabilmente per paura, probabilmente perché nel nostro paese la burocrazia non è più in grado di fare il suo mestiere, perché è impaurita, i rischi dell'azione contabile, i rischi dell'azione penale, alcuni dicono anche i rischi dei nostri interventi, ma noi non possiamo arrestare nessuno, né possiamo fare attività penali. Ma c'è sicuramente in questa idea un meccanismo di idiosincrasia alle regole che un po' rappresenta, diciamo, un problema dietro il quale c'è la corruzione. Perché aggiungerei, partendo da questo episodio, ma se comunque un sindaco spende 20 euro pubbliche, comunque deve dimostrare di averle spese, perché i soldi pubblici non si possono spendere come se fossero soldi propri. Del resto, se il sindaco voleva regalare un mazzo di fiori a qualcuno, utilizzava il suo denaro, poteva fare quello che voleva. Se utilizza i soldi pubblici, quantomeno uno scontrino dovrà consegnarlo, quantomeno dovrà dire che ha speso 20 euro per comprare qualcosa. Allora, queste indicazioni, che sono banalissime in qualunque paese del mondo, da noi sembrano, diciamo, chissà cosa, soprattutto perché poi vengono viste e vissute nella logica in cui l'ha vissuto questo funzionario, che è una logica completamente sbagliata, ma che è la logica in base alla quale non sempre noi siamo, diciamo, visti con grande entusiasmo. E aggiungo solo una cosa di un secondo, perché siamo a Milano. Noi in qualche modo siamo stati messi alla prova a Milano sulla vicenda Expo, che è stato il nostro banco di prova iniziale. Ebbene, io credo che la vicenda Expo, che ormai è studiata anche a livello universitario, sia un po' la prova che non è vero affatto che le regole o i controlli fanno perdere tempo, ma che sia il contrario, cioè che buone regole, buoni controlli consentono di fare presto le cose e soprattutto di farle presto prima senza avere problemi dopo. E io credo che questo dovrebbe essere l'obiettivo di qualunque politica anticorruzione, ma in generale di qualunque politica dell'efficienza. Sì, grazie. Professor Carloni, volevo chiedere, quando si parla di corruzione intanto si dice una cifra che tutti noi giornali prendiamo sempre: in Italia la corruzione pesa per 60 miliardi, poi c'è la corruzione percepita, quella assegnata dalle classifiche di Transparency, e c'è il ragionamento su quanto incide negli appalti. Ci sono una serie di numeri che dimostrano tutto e il contrario di tutto. Da questo libro cosa esce? Che idea vi siete fatti della profondità e dell'estensione della corruzione in Italia rispetto agli altri paesi? Siamo veramente un paese più corrotto? Allora, intanto buongiorno, buonasera, anzi. Allora, il tema della misurazione della corruzione, insomma la comprensione di quanta corruzione c'è, è un tema a modo suo molto complesso, cerchiamo di affrontarlo nel libro, e anche decisivo, perché poi alla fine, come dire, è la giustificazione o meno di tutte le misure che vengono introdotte, cioè questa attenzione alla prevenzione e queste regole che, come veniva detto poco fa, sono percepite spesso come regole faticose dall'amministrazione, hanno un senso se c'è molta corruzione. Per cui, insomma, spesso c'è un tentativo di minimizzare alcune misurazioni che ci sono e che sono molto utilizzate e ricorrono nel dibattito pubblico, come quella di Transparency International, che fa una misurazione sulla base della percezione, e si tende a dire che in realtà quella misurazione non è valida, perché in realtà è fondata soltanto sulla percezione, abbiamo bisogno di altre misurazioni, però alla fine il paese non sarebbe così corrotto come ci dipingono, insomma. E quindi in realtà, diciamo, come dire, c'è una costruzione intorno alla corruzione che è tutto sommato infondata.
Ecco, non è facile evidentemente misurare la corruzione. La corruzione è un reato nascosto, un reato con un'alta cifra oscura, come si dice, cioè un reato che solo in parte emerge e tutto sommato, se il corruttore e il corrotto sono dei professionisti attenti, è anche molto difficile scoprire un reato di corruzione. Quindi i dati della repressione penale sono dei dati che riescono a fotografare soltanto una parte del fenomeno e in modo tutto sommato abbastanza episodico anche nel corso del tempo. Ci sono state varie fiammate che hanno mostrato come ci fosse molta corruzione, però poi spesso il sistema si è di nuovo inabissato. Ci sono delle misurazioni che noi cerchiamo di riportare anche di tipo oggettivo, e in tutte queste misurazioni tutto sommato non è facile non perdersi. Insomma, noi cerchiamo di guidare il lettore nella comprensione del fenomeno, ma alla fine dobbiamo fare anche noi, credo, una valutazione tutto sommato un po' forfettaria, insomma, un po' a spanne, perché sono tante le misurazioni, tutte anche molto raffinate. Pensiamo alle misurazioni di tipo oggettivo fatte sul costo dell'opera pubblica, perché costa un chilometro di metropolitana una certa cifra in Italia e costa molto meno in altri paesi, perché costa così tanto in Italia rifare una strada e costa di meno in altri paesi. Insomma, questi dati oggettivi nascondono, secondo molti, corruzione, secondo altri però altrettanta inefficienza oltre che la corruzione. Quindi, insomma, però i dati sembrano tornare un po' tutti, insomma, e tutto sommato sembrano riportare anche alla misurazione di Transparency International. Quindi, insomma, la misurazione di Transparency International sulla percezione è una misurazione forse appunto fallace, però poi se andiamo a vedere gli altri dati, tutti quanti riportano un po' intorno a quel dato e confermano il fatto che l'Italia tutto sommato è un paese corrotto, o almeno in cui la corruzione è molto diffusa, in cui alla fine quella cifra anche dei 60 miliardi, che pure è una cifra iperbolica e ipotetica, insomma, fatta sulla base di un ragionamento assolutamente approssimativo, finisce quasi per tornare. Però Transparency dice che è un po' migliorata la situazione, questa è anche la vostra sensazione? Sì, uno degli elementi credo positivi, poi Raffaele Cantone più di me può fare una valutazione dell'andamento dell'azione dell'autorità anticorruzione, è che c'è sicuramente la percezione che a fianco della corruzione c'è anche l'anticorruzione. Ecco, questo è un dato sicuramente positivo che cerchiamo anche di rappresentare nel libro, cioè finalmente c'è la percezione che c'è molta corruzione, che costruisce l'indice di Transparency International, ma c'è anche la percezione del fatto che c'è chi sta lavorando per cercare di contrastare in modo sistematico, continuo, la corruzione. Questo favorisce, insieme all'azione stessa dell'autorità anticorruzione, a questi piani di prevenzione che poi trattiamo nel volume, un miglioramento che è percepito, e questo credo sia un dato significativo. Intanto, allora, parliamo di anticorruzione. Intanto, cosa fa l'ANAC? Che, voglio dire, siccome alla fine poi si mettono insieme tantissime cose, attribuendovi anche responsabilità e compiti che, ad esempio, per quello che riguarda le indagini penali non avete assolutamente. Cosa fa l'ANAC? È un bilancio di questi 4 anni, molto sincero e realistico. Ma cosa fa l'ANAC? L'ANAC prova a far rispettare una serie di norme che riguardano la prevenzione, per esempio il fatto che le amministrazioni si dotino di piani di prevenzione della corruzione, che sono strumenti di per sé molto utili e che ancora non sono del tutto compresi e che ogni amministrazione deve avere e che possono rappresentare un antidoto vero alla corruzione. Si occupa del fatto che, per esempio, nel paese siano rispettate le norme sulla trasparenza. Noi siamo un paese che è un grandissimo arretrato culturale sulle regole della trasparenza. La Svezia ha introdotto, lo raccontiamo nel libro, le prime regole sulla trasparenza nel 1766. Noi abbiamo avviato una politica sulla trasparenza molto debole nel 1990, ma abbiamo avuto la prima legge sulla trasparenza nel 2013, 2 secoli e mezzo dopo, quindi per capire la differenza. L'autorità cerca di occuparsi dei conflitti, si occupa dei conflitti di interesse all'interno dell'amministrazione, non all'interno della politica, che questa è una carenza. E soprattutto l'autorità cerca di avviare una politica all'interno delle amministrazioni che è una politica di regolarità dell'azione amministrativa. Qual è la logica che segue l'autorità? La corruzione ovviamente non nasce come un fungo, dietro la corruzione c'è una situazione di rischio
che è dovuta per esempio da comportamenti non corretti dell'amministrazione, comportamenti non corretti che consentono di fare, di porre in essere i fatti corruttivi, e il compito dell'autorità è di intervenire su queste irregolarità per evitare che la corruzione si verifichi. Il bilancio, ma ovviamente io sono la persona meno adatta per fare un bilancio perché sono interessato, però l'idea che prima di tutto l'autorità anticorruzione ha ricevuto una grande conoscibilità, un grande riconoscimento all'estero. Io vado fiero di un dato, l'autorità anticorruzione francese nel presentare la propria attività ha dedicato un capitolo intero all'autorità nazionale anticorruzione, e per la Francia provare ad imitare l'Italia è una cosa soprattutto fuori dal mondo, visto la loro cultura sciovinista. Però non solo, diciamo, ha dedicato un capitolo, ma ci ha indicato come una best practice internazionale, così come l'OCSE ha indicato i controlli fatti per Expo come controlli tanto positivi da poter essere esportati in altre realtà. A me è capitato di dover firmare un protocollo col ministro della giustizia messicano che vuole utilizzare gli stessi criteri per costruire l'aeroporto in Messico. Ovviamente non è la stessa cosa. Ma come funzionava? Avevate un team insieme, decidevate le cose? Avevamo un gruppo di lavoro che era formato soprattutto da finanzieri, in cui con la, lei dice su Expo, certo, su Expo, nel senso che noi avevamo strutturato i controlli in modo assolutamente nuovo, questa è la novità, non guardavamo gli atti né prima né dopo, durante. La Expo ci mandava le bozze degli atti e noi sulle bozze facevamo una valutazione non solo sulla regolarità ma anche eventualmente evidenziando i rischi, perché se per esempio un appalto è costruito in un certo modo potrebbe essere un appalto su misura. All'inizio non è stato facile perché in qualche modo loro lo hanno visto anche come un'interferenza, ma poi soprattutto l'avevano visto come il rischio di perdere tempo. I finanzieri rispondevamo, perché poi gli atti li firmavo sempre io, nel massimo 2-3 giorni, e alla fine tutto quello che Expo faceva, anche quando non ci doveva interpellare, aveva interesse a farlo, perché era anche un modo di confrontarsi. Io credo che spesso la pubblica amministrazione si trova sola quando deve scegliere, è impaurita, e avere la possibilità di avere un conforto può essere utile. Sugli appalti fatti e da noi controllati non c'è stata un'indagine penale, nessuna, e neanche un ricorso amministrativo, che in materia di appalti è veramente una cosa miracolosa. E questo, diciamo, sistema in qualche modo è stato individuato come un sistema positivo, che poi è stato introdotto anche nel codice degli appalti e si chiama vigilanza collaborativa. Ecco, queste sono quelle piccole realtà sulle quali stiamo ottenendo risultati, così come credo che il risultato importante sia quello di avviare lentamente una politica della trasparenza nell'amministrazione. Mi dilungo per dire un passaggio: forse non tutti i cittadini sanno che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad avere nel proprio sito istituzionale una maschera amministrazione trasparente, la quale devono indicare una serie di dati importantissimi, gli appalti, i compensi ricevuti, le consulenze, tutta una serie di attività a rischio. Quando la legge fu adottata si disse: vabbè, questa è la solita cosa inutile, nessuno guarderà i siti, al massimo andranno a spulciare per capire quando è lo stipendio del sindaco, quale titolo di studio ha l'assessore, ma sarà semplicemente un modo di fare gossip, non di controllare. Noi abbiamo controllato gli accessi, per esempio nella città di Milano, dove sono stati numerosissimi, e non è vero che riguardavano quei dati, riguardavano gli appalti, riguardavano le consulenze, cioè i cittadini vogliono sapere come l'amministrazione funziona. E questo controllo dei cittadini è il controllo che nelle democrazie del nord, dove la corruzione è bassa, finisce per essere il vero antidoto rispetto alla corruzione. E in questo io credo un po' di merito noi l'abbiamo nell'aver avviato un'idea diversa di contrasto alla corruzione, non più solo manette, ma anche l'idea di pensare che un'amministrazione che funziona bene, un codice degli appalti che dovesse funzionare bene, sarebbe un antidoto perfetto rispetto alla corruzione. Ma allora perché, leggo una frase in cui dice: i risultati prodotti dall'autorità nazionale anticorruzione sono al di sotto delle attese. L'ha detta il presidente Conte, che però poi l'ha rimangiata, anche perché noi poi vogliamo sapere quali erano le attese. Certo, se qualcuno avesse pensato che l'autorità nazionale anticorruzione avrebbe dovuto sconfiggere la corruzione, certamente sono al di sotto delle attese.
ma ovviamente se qualcuno avesse detto che l'autorità anticorruzione era in grado di sconfiggere la corruzione avrebbe raccontato una bugia clamorosa. La corruzione nel nostro paese esiste da sempre, noi abbiamo prove certe dall'inizio del nostro Stato, basta ricordare alcuni scandali, quelli della Banca Romana, le commissioni che vennero fatte nei primi anni del nostro Stato che evidenziarono situazioni gravissime, per esempio di corruttela nel sistema dei lavori pubblici. Pensare che qualcuno in pochi anni abbia la bacchetta magica è un'illusione. Allora, se l'attesa era quella di pensare che qualcuno era in grado di sconfiggere la corruzione, è chiaro che l'attesa è andata delusa, ma non era quella l'attesa giusta. Bene. Intanto si discute, come dire, tra l'altro poi ci arriveremo anche dopo, perché questi sono giorni abbastanza effervescenti di discussione in Parlamento sui temi della corruzione. Ci sono tante proposte che nel libro vengono esaminate, alcune che sono diventate anche un po' dei mass, delle parole d'ordine, quindi la non punibilità di chi confessa, l'agente infiltrato, l'agente provocatore, che giudizio, che sono tutti modi per provare a combattere la corruzione, strumenti utilizzati in altri paesi, alcuni anche introdotti nel nostro ordinamento. Qual è il vostro giudizio vedendo un po', diciamo, questi tre punti ad esempio? Allora, nel libro un po' ne parliamo, perché abbiamo, come dire, intercettato un dibattito che era presente e che tende a riportare, come dire, l'oscillazione del pendolo un po' verso le strategie di repressione della corruzione. Ecco, in via generale possiamo dire che la scelta strategica che ha caratterizzato gli anni passati, insomma questi anni che abbiamo alle spalle, è stata sicuramente quella di puntare molto sulla prevenzione. Sulla prevenzione amministrativa, cioè su questa idea che veniva detta prima bene, intanto un'amministrazione migliore è un'amministrazione che allontana il rischio di corruzione. In Italia, nell'esperienza italiana, anche proprio nella letteratura e nella cinematografia, quando si parla di corruzione si tende a parlare molto spesso non tanto della singola melamarcia, cioè di qualcuno che si corrompe, insomma, nel senso proprio, ma di un ambiente corrotto, cioè di un sistema nel quale anche una persona onesta finisce per corrompersi. Per cui questa strategia di prevenzione che aggredisce l'organizzazione è una strategia decisiva, e per quanto sia importante rafforzare anche il lato repressivo, e anche nel libro lo diciamo, a mio avviso c'è il rischio che porre troppa enfasi sulla repressione faccia allentare l'attenzione su una strategia che invece è stata quella realmente nuova che ha caratterizzato gli anni più recenti, e quella che può segnare, secondo noi, un passo decisivo per un miglioramento graduale e costante, che è quello che attendiamo, al di là dei singoli episodi, delle singole dinamiche. Una città come Milano, che ha conosciuto la vicenda di Tangentopoli, sa bene che, come dire, la strategia di tipo repressivo è importante, può essere decisiva, però poi alla fine, a distanza di qualche tempo, non sempre lascia un risultato, un'eredità che corrisponde all'attese del momento in cui, come dire, è maturata. Ci sono degli scritti anche nella letteratura scientifica sull'eredità di Mani Pulite, ed è un'eredità controversa, proprio in termini di dati rispetto alla capacità che ha avuto di contrastare in un periodo più lungo, in un arco di tempo più lungo, la corruzione. Quindi c'è bisogno senz'altro di migliorare l'efficacia del contrasto penale, che, come dire, aiuta anche a sostenere l'importanza della prevenzione amministrativa, della prevenzione sul lato del contrasto del rischio di corruzione. Però questo non deve, secondo noi, secondo me, segnare, insomma, un allentamento dell'attenzione a una strategia di prevenzione, che è quella che può dare in un arco di tempo più lungo però dei risultati stabili e sui quali fare affidamento per il futuro. Andando proprio un po' dentro le possibilità di prevenzione, al di là, poi ne discuteremo, delle leggi ben fatte, semplici, non particolarmente complicate, comprensibili, ci sono però, si discute, lei è intervenuto anche spesso su alcune figure. Intanto, lei non è d'accordo con l'agente provocatore? No, assolutamente no.
l'agente provocatore sarebbe chi cerca di, come dire, sì, indurre a alla corruzione per verificare quanto, come dire, quanto sì, si comporta bene un infatti l'agente provocatore negli Stati Uniti viene considerato una sorta di esame di integrità dei funzionari pubblici, è una sorta di prova, io ti vengo a offrire del denaro e verifichiamo se tu lo accetti o no. Ma è una norma pericolosissima per varie ragioni. In primo luogo, la corruzione nel nostro sistema si consuma con la sola accettazione della promessa, cioè non è necessario assolutamente avere la mazzetta. Uno dei casi, diciamo, più importanti di Expo, quando fu arrestato uno dei dirigenti della società, il prezzo della corruzione era stata la promessa di un impiego importante presso la regione. Quel signore non ha preso neanche un centesimo, è stato arrestato e condannato per corruzione. È giusto che sia così, perché basta accettare la promessa. Però questo già dice quanto, diciamo, sia poco sensibile l'individuazione del dato. Io ti vengo ad offrire una somma di denaro, basta semplicemente che tu dici sì. Poi, come hai detto, sì, potrebbe essere non rilevante, ma poi, primo passaggio, noi andiamo a creare dei casi di corruzione a tavolino, in che modo? Individuando le nostre vittime. Cioè l'individuazione della vittima a cui andare a offrire i soldi non è un fatto neutro. Se io voglio fare una trappola a qualcuno, posso mandare qualcuno a fare, diciamo, quell'offerta. E ancora, in che modo poi può essere dimostrata l'attività dell'agente provocatore? Può essere dimostrata semplicemente sulla base delle dichiarazioni? E poi parliamoci chiaro, con tanti casi di corruzione vera noi dobbiamo andare a creare di nuove. Allora, l'agente provocatore è una figura pericolosissima nel nostro sistema, ben diverso è l'agente sotto copertura, che almeno in astratto si distingue, nella pratica poi qualche problema ci può essere. L'agente sotto copertura è colui che si ingerisce in un'attività in corso, soprattutto quando si tratta di attività di tipo organizzativo. Immaginiamo per esempio un agente provocatore che fosse stato mandato alla Procura di Roma durante il periodo delle indagini su Mafia Capitale. Ci saremmo divertiti, avremmo potuto vedere chissà quanti altri episodi di corruzione che non sono emersi. Ecco, quella è una figura utile, ma non chi va ad offrire soldi creando una corruzione che non c'è. È una misura pericolosa a cui il governo ha rinunciato, anche se, lei lo accennava prima, ha introdotto questo istituto che rischia di essere pericoloso, cioè la non punibilità di chi denuncia, dietro il quale però si potrebbe nascondere un agente provocatore, perché se il soggetto fin dall'inizio decide di farlo in modo più o meno artato, io vado a offrire una mazzetta e poi mi vado ad autodenunciare, questo rischia di poter diventare una sorta di agente provocatore. A me questa parte della norma convince poco, perché proprio per i pericoli che ci possono essere dietro la strumentalizzazione di questi istituti. Ben diversa per esempio la parte della normativa che invece inasprisce, io credo in modo positivo, le pene accessorie. Io sono convinto che chi si è macchiato di un reato così grave di corruzione, che poi è un tradimento alla funzione pubblica, deve stare lontani anni luce dalla pubblica amministrazione. È giusto che sia cacciato, è giusto che non si occupi più di appalti. Lei lo ricorda benissimo, durante il periodo di Expo il ritorno di una serie di cariatidi già condannate durante il periodo di Mani Pulite, due signori che erano stati notissimi alle cronache anche giudiziarie, che incontravano politici, imprenditori, entravano nelle stazioni appaltanti, nelle segreterie dei partiti politici, e lo facevano tutto sommato impunemente. Nessuno gli diceva: scusa, ma tu che c'entri in questo momento a occuparti di questo? Quello era un dato anche culturale. Certo, non ci sarà DASPO che le impedirà queste attività, però è un segnale importante che chi ha commesso certi reati deve stare lontano anni luce da appalti, da uffici pubblici, da sovvenzioni, consulenze, eccetera. Quindi quella è certamente una parte positiva della norma. Ma volevo chiederle una cosa, un po' di terminologia. Spazza corrotti, legge spazza corrotti, è una cosa che le piace? Io sono sempre un po', sono sempre un po', perché un giorno spazza povertà, un giorno spazza corrotti, mi sembra che si giochi un po'. Bisogna ammettere che dal punto di vista comunicativo questa legge è stata presentata in modo perfetto, perché sono state utilizzate due parole chiave che sono
secondo me perfette dal punto di vista comunicativo, ma che sono un po' false: DASPO e spazzacorrotti. Perché il DASPO, chi è tifoso di calcio lo sa bene, è un provvedimento che viene adottato nei confronti di dei tifosi violenti, ed è un provvedimento che ha un'efficacia immediata, perché se domani alla partita un tifoso entra nello stadio o butta un candelotto lacrimogeno o un petardo all'interno dello stadio, il questore gli fa il DASPO, cioè lui per due mesi, per due anni non potrà entrare in uno stadio e dovrà andare a firmare negli orari in cui ci sono le partite. Quindi un provvedimento efficacissimo. Utilizzare la parola DASPO per la corruzione ha dato l'idea che si riuscisse a fare pure questo della corruzione. Non è assolutamente vero, perché in realtà lì non c'è nessun DASPO, quella è una pena accessoria che sarà applicata solo quando la sentenza sarà passata in giudicato. Però è riuscita a passare l'idea del DASPO, così spazza corrotti. No, non mi piace, perché ovviamente dà l'idea di qualcosa risolutivo, però dal punto di vista della capacità evocativa è perfetto, prima di tutto perché spazza dall'idea che i corrotti siano spazzatura, e quindi devo dire positivo, e poi dall'idea di una legge in grado di allontanare i corrotti. Ma qual è secondo me il pericolo? Quando poi si ingenerano grandi aspettative e le aspettative poi non sono supportate dalle realtà, il rischio vero è quello di poi creare la delusione, cioè abbiamo spazzato i corrotti o non li abbiamo spazzati? Se poi non li abbiamo spazzati vuol dire che non c'è più nulla da fare. Allora sicuramente questo linguaggio ha una grande capacità di presa immediata, rischia di essere pericoloso soprattutto nel lungo periodo. Nel libro si dico, nel libro si insiste tantissimo sul tema della prevenzione e sulla trasparenza e la pubblicità come uno degli elementi fondamentali della prevenzione. Perché si parla anche del nostro Freedom of Information Act, e perché si fa così fatica in Italia a diventare trasparenti, a far sì che una volta che sia stata approvata una legge di trasparenza poi scattano, come dire, tutte le eccezioni che se non la vanificano la rendono comunque molto complicata? Allora, il tema della trasparenza è uno dei più importanti aspetti dell'azione, come dire, di prevenzione. Diceva un giudice americano all'inizio del Novecento, che poi viene sempre citato quando si parla di queste cose nella letteratura americana, che la luce del sole è il miglior disinfettante, il lampione è il miglior poliziotto, cioè se c'è illuminazione, come dire, le cose brutte non succedono, e quindi da qui a pensare che se c'è trasparenza la corruzione non si può insediare in un organismo, in un'organizzazione. E poi c'è tutta un'esperienza comparata molto ricca che il direttore conosce bene, insomma, l'azione dei giornalisti investigativi americani, che è riportata anche nella cinematografia, insomma, in film anche famosi, in cui è il giornalista ad andare a scoprire attraverso inchieste, chiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni, che sono tenute a darle informazioni utili ad indagare quello che c'è di marcio in un'organizzazione. Ecco, quindi sicuramente un sistema di regole di trasparenza efficace arma il cittadino ed arma i cani da guardia del potere, che sono in particolare i giornalisti. Quindi sicuramente dobbiamo puntare su questo tipo di regole. Però è vero anche che, come un po' emergeva già dalla domanda, l'Italia ha una tradizione al segreto, al riserbo, assolutamente antica. Noi citiamo Guicciardini, che nelle sue memorie parla della nebbia che oscura il palazzo dalla piazza, che non riesce quindi a vedere quello che succede nelle stanze del potere. E c'è una tradizione amministrativa, una tradizione dei funzionari italiani al segreto, che era proprio uno dei doveri massimi che incarnavano il suo status e la sua condizione di funzionario. Questa antica tradizione è tutto sommato rimasta, quindi la cultura della trasparenza non si è affermata ancora nell'amministrazione, non si è affermata in realtà, a mio avviso, neppure troppo nella politica, e quindi le regole, anche quando ci sono, faticano a marciare. Spesso sono regole migliorabili, ma a volte, anche quando sono regole tutto sommato abbastanza funzionanti in altri ordinamenti, in Italia, come dire, vedono emergere dei controlimiti, altri meccanismi che le inibiscono. In particolare, per esempio, nel libro ne parliamo, c'è un uso spesso strumentale di un valore assolutamente positivo come quello della
protezione della riservatezza, della privacy, che è, come dire, qualcosa che può essere fatto valere abbastanza efficacemente per frenare questo tipo di inchieste, queste richieste di informazioni, perché, come dire, non è che vogliamo proteggere l'amministrazione corrotta, vogliamo proteggere i diritti dei cittadini che sono coinvolti da atti, documenti. Però proteggendo i diritti dei cittadini, in realtà quello che vogliamo fare è soprattutto evitare che l'occhio di chi controlla dall'esterno vada a conoscere l'azione dell'amministrazione. Quindi questa cultura della trasparenza fatica ad affermarsi ed è una delle battaglie più importanti, come dire, una battaglia anche questa di lungo periodo. Non bastano le leggi, ma c'è bisogno che alle leggi si affianchi una attuazione, quello che si dice un enforcement da parte in particolare di soggetti come l'autorità anticorruzione, però davvero un maturare della cultura da parte dei funzionari, di tutti i cittadini, che facciano valere i loro diritti in primo luogo. Sì, Presidente, i temi della corruzione e della battaglia alla corruzione stanno infiammando, come vede, in questi giorni anche la politica. Intanto c'è stata una battaglia sulla prescrizione, io non ho capito bene come la cosa è andata a finire, è stata accantonata, ma non è stata accantonata a secondo dei punti di vista. Ieri c'è stato il voto sul peculato e sulla trasformazione di questo, se la possibile, come dire, depotenziamento. Insomma, alla fine l'impressione è un po' che tutte queste questioni stiano dentro una competizione con un orizzonte elettorale, in una rincorsa a chi riesce ad affermare i propri temi. Che ne pensa? Intanto mi dica che ne pensa della prescrizione e della proposta di eliminarla dopo il primo grado. Ma guardi, io in questo sono abbastanza in linea con l'idea di una parte della magistratura, che è entusiasta da parte di alcuni, per esempio Davigo, che dice persino blocchiamo la prescrizione dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Io sono perplesso, sono molto perplesso. Io penso che il rischio vero di bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia quello che spesso i processi non si facciano più. E mi chiedo da cittadino, ma cosa serve accertare che un corrotto dopo 20 anni ha preso una tangente? Quel signore probabilmente non starà manco più a lavorare nella pubblica amministrazione, avrà dismesso la propria impresa, sarà un accertamento inutile. Una giustizia che funziona è una giustizia che deve accertare il reato in modo veloce. Fra l'altro, già oggi, se noi andiamo a verificare come funzionano i termini attuali dopo la riforma Orlando, più o meno la prescrizione per un reato di corruzione è circa 18 anni, quindi stiamo parlando di tempi biblici, che se qualcuno ponesse per esempio alla Germania o alla Svezia, o per non dire agli Stati Uniti, resterebbero esterrefatti. Cioè l'idea di bloccare la prescrizione rischia di rappresentare uno strumento con cui si bloccano a vita i procedimenti. Poi ovviamente in 18 anni potremmo farcela fare un processo. Ce la dobbiamo fare. E poi le posso dire una cosa: se uno Stato non riesce a processare una persona e a condannarlo in 18 anni, io credo che il cittadino ha anche diritto a chiedere la prescrizione, perché la colpa è dello Stato non essere riuscito a processare un cittadino. Qualcuno dice sì, però sono i cavilli degli avvocati. Allora io su questo andrei piano. Ovviamente io sono stato nella mia vita sempre pubblico ministero, quindi non posso essere accusato di garantismo. Però prima di tutto i cavilli non sempre sono cavilli, a volte sono utilizzo di regole. Ma se i cavilli sono regole sbagliate, cambiamo le regole. Per esempio nel nostro sistema è previsto che se cambia un giudice bisogna ricominciare tutta l'istruttoria da capo. Forse si potrebbe intervenire su queste regole piuttosto che allungare a dismisura i processi. Allora il punto è, noi cominciamo le battaglie dal posto sbagliato, perché si potrebbe anche arrivare a sospendere la prescrizione, ma se poi avessimo strumenti processuali all'altezza. Cioè non è che noi cambiamo le regole che oggi consentono la prescrizione e consentono di allungare i processi, interveniamo solo sui tempi, il che significa che i tempi resteranno lunghissimi e che gli accertamenti non ci saranno. E siccome fra l'altro nel nostro paese, e nessuno si pensi di toccarla, esiste la presunzione di non colpevolezza, se io anche sono condannato in secondo grado potrò sempre dire di essere innocente. E il fatto che i processi non si debbano fare entro un certo limite probabilmente mi terrà bagnomaria da sempre. E però se sono innocente,
Questa norma scatta anche dopo una sentenza di assoluzione, che mi sembra davvero una cosa eccessiva. Io non sono entusiasta, malgrado, lo dico fra il serio e il faceto, se qualcuno avesse detto che ero garantista l'avrei probabilmente querelato per diffamazione. Ma qui ovviamente stiamo parlando di garanzie minime in uno Stato di diritto, e guai chi tocca lo Stato di diritto. Io ho l'impressione che, ovviamente, come lei diceva, la corruzione sia un tema molto interessante della campagna elettorale, soprattutto un tema che viene brandito moltissimo dalle opposizioni, cioè un tema che da chi fa opposizione serve a dipingere una società tutta corrotta per dire che è tutto da buttare. Forse poi il problema di confrontarsi con quella che è la necessità di affrontare crea un po' maggiori problemi. Ecco, allora si utilizza la legge sulla corruzione per inserire norme che riguardano tutto il processo penale come la prescrizione, o si inserisce nella legge anticorruzione una norma che va al contrario, cioè tende a ridurre la forza del peculato, qualcuno ha detto, ma a giusta ragione, in qualche modo consentendo di intervenire su una serie di processi in corso perché le norme penali si applicano retroattivamente e consentendo di ottenere la prescrizione a una serie di soggetti imputati. Ecco, sarebbe un po' una sorta di paradosso, una norma nata per rendere più rigorose le regole servirebbe a far ottenere la prescrizione a qualcuno. E ce l'ha anche lei questo sospetto? Ma io credo che se in una normativa che è tutta fatta con la logica di rendere tutto più rigoroso, cioè invece l'idea di rendere un reato che fino a oggi era tale, un reato meno grave, e guarda caso quel reato meno grave si prescrive in tempi molto più veloci, forse 2 più 2 fa 4. Si diceva, uno dei refrain che si usavano tanto, che una volta si rubava per il partito, adesso si prendono tangenti personalmente o per la propria lobby. Ma è così nell'analisi della corruzione? È cambiata, cioè la corruzione di partito è veramente svanita, è una corruzione singolare anche se fatta dai politici? Allora, il fenomeno della corruzione è, come dire, è sempre uguale, sempre diverso in ragione del cambiamento della società, insomma. È sparito, direi che un po' è sparito il partito, nel senso che la forma partito adesso è una realtà che incanala meno come dire, l'interpretazione dei bisogni sociali e li traduce in azione politica. Tant'è che a fianco dei partiti sono cresciute altre realtà organizzate, in particolare, come dire, soggetti quali fondazioni, riconducibili a singoli soggetti politici e figure di questo tipo, che diventano piuttosto loro il terminale di finanziamenti che a volte sono finanziamenti leciti, a volte sono finanziamenti meno comprensibili perché complessivamente poco trasparenti, insomma. Quindi sicuramente, come dire, non si ruba più per il partito, ma proprio perché il partito, insomma, da questo punto di vista mi sembra sia un po'... sono svaniti i partiti. Non c'è più il partito, quindi, come dire, non c'è più il destinatario finale da questo punto di vista. Poi c'è sempre corruzione, la corruzione è cambiata in ragione dei soggetti che si fanno corrompere, dei poteri che hanno, per cui, come dire, anche alcune riforme che hanno caratterizzato il sistema hanno fatto sì che adesso ci sia spesso l'emersione più del funzionario che non del personaggio politico, ad esempio. Cioè immaginiamo a livello locale, molto spesso prima erano atti dei vertici politici, sindaci ed altro, adesso sono spesso atti dei dirigenti, per cui, insomma, cambia la corruzione, si sposta laddove c'è potere, insomma, fondamentalmente laddove c'è la decisione, e segue anche le organizzazioni che condizionano le decisioni. Quindi, come dire, ora emerge, ora è meno, ma come dire, in particolare un tema che un po' si collega forse a questa domanda e che emerge anche nel dibattito più recente è l'esigenza di rendere più trasparenti i finanziamenti che sono rivolti proprio a queste realtà, a queste organizzazioni, come le fondazioni in particolare, di cui si occupa anche l'ultima riforma, perché il cittadino ha diritto di conoscere, insomma, in modo di leggere meglio, quantomeno, quali sono le dinamiche che conducono ad assumere determinate decisioni. Di nuovo questo tema della trasparenza, no? Di nuovo la trasparenza, che è la condizione che permette un'azione politica nel rapporto con gli interessi, che è sempre fondamentale in democrazia, e però anche il fatto di rendere conto, la accountability, insomma, il fatto che qualcuno possa poi andare
a chiedere conto a chi ha deciso del rapporto che c'era tra questa decisione e determinati interessi. Presidente, un paio di questioni ancora, poi passerei, se c'è qualche domanda, anche a qualche domanda dal pubblico. Intanto si mette spesso insieme le critiche all'autorità anticorruzione, si, come dire, sono in parallelo con le critiche al codice degli appalti. Il codice degli appalti, che sarebbe, come dire, voi vi occupate fondamentalmente di appalti, contratti, insomma, questo è, come dire, il pane quotidiano della vostra attività. Il codice degli appalti, che tutti dicono bisogna cambiarlo, cancellarlo, modificarlo, è veramente, come dire, il male oscuro che sta paralizzando il paese e la sua capacità di fare infrastrutture, di realizzare rapidamente le cose? Ma guardi, quando finirà la campagna elettorale continua sul codice degli appalti si potrà fare anche un po' di verità. Prima di tutto, io veramente, questo codice degli appalti sarebbe da divertirsi se fosse, diciamo, un argomento meno serio. Sembra figlio di nessuno. Cioè, il codice degli appalti sembra che sia stato partorito da qualcuno, perché non lo difende più nessuno, come se fosse, diciamo, non voluto da nessuno. Codice degli appalti, la legge delega alla Camera, al Senato fu votato da quasi tutti i partiti. 5 Stelle si astenne sulla legge delega, quindi in parte aveva condiviso. Codice degli appalti fu varato dal governo, perché era una legge delega, dopo una lunghissima consultazione di tutti. E oggi molti di quei soggetti, per esempio mondi costruttori, dicevano cose completamente diverse da quelle che dicono oggi. Tra l'altro, sul codice degli appalti andrebbe ricordato un dato, che oggi è entrato in vigore del codice degli appalti non più del 30% di quello che dovrebbe essere applicato. Era un codice coraggioso, che ovviamente metteva anche un po' in discussione una serie di rendite di posizione. Per esempio, prevedeva una cosa che è assolutamente rivoluzionaria, che le amministrazioni devono dimostrare di saper fare gli appalti. È una cosa che non si è mai verificata nel nostro sistema, perché noi abbiamo un sistema che parte dall'idea del mito dell'amministrazione onnipotente, cioè l'amministrazione può fare tutto. Un comune di 300 anime potrebbe fare un appalto di 30 miliardi, se per esempio sta cadendo il costone di una montagna su cui è appoggiato, senza avere un ufficio tecnico, senza aver mai visto un ingegnere da lontano, senza aver mai visto come si faceva un appalto. Questo codice stabilisce che non si può fare così, che anche le stazioni appaltanti devono dimostrare di saperlo fare. Ovviamente questo significa riduzione degli spazi di potere, significa richiedere alle amministrazioni di dimostrare le cose. Per esempio, prevede che le commissioni di gara non devono essere più commissioni di gara interne, ma che devono essere caratterizzate da professionisti esterni estratti a sorte. Prevede che le imprese che si comportano bene possano avere un rating di impresa che li qualifica anche per il futuro. Ecco, una serie di norme, nessuna di queste che ho citato è ancora entrata in vigore, e per ognuna c'è una ragione. Quindi il codice degli appalti viene criticato senza mai essere entrato in vigore. Certo, ci sono dei problemi. Per esempio, è impensabile che un codice degli appalti sia entrato in vigore lo stesso giorno in cui sia stato pubblicato. È una follia. Una norma così complicata, perché è complicata, come qualsiasi codice degli appalti, aveva bisogno di essere digerito dall'amministrazione, invece nulla. E però oggi si dà tutta la colpa del sistema bloccato al codice degli appalti. Allora, primo passaggio, questi numeri non sono un'opinione. Alcuni giorni fa il CRESME, che è un ufficio studi collegato a Confindustria, quindi non una cosa dell'ANAC, né tantomeno di qualche spectre di internazionale, ha presentato dei dati che ha dimostrato che nel primo semestre del 2018 le aggiudicazioni, non i bandi, le aggiudicazioni sono triplicate rispetto agli ultimi anni e hanno superato il livello delle aggiudicazioni del 2012. Quindi non è assolutamente vero che non si stanno facendo i lavori pubblici, è giusto il contrario. Perché dopo un periodo normale di rodaggio il codice sta partendo. Poi certamente ci sono dei problemi, così come c'erano nel codice di prima. Perché io vorrei ricordare che quando è stato fatto questo codice degli appalti, noi siamo un paese che ha una stranissima, pochissima memoria, si disse che il codice degli appalti di prima i lavori non li faceva fare. Allora decidiamoci. Io vorrei vedere, quando qualcuno dice
stracciamo il codice degli appalti, oppure ho sentito qualcuno che diceva eliminiamo un terzo delle norme del codice degli appalti. A parte il fatto che queste norme sono già un terzo inferiori di quelle di prima, ma poi un terzo quali? I primi 30 articoli, i primi 40 articoli, così. Io non credo che questo sia un modo serio di ragionare. Fra l'altro, la cosa peggiore che si può fare in queste materie è fare gli annunci. Le dico un esempio. L'autorità ha il compito di tenere l'albo dei commissari di gara. Quando sono state fatte, quella è stata fatta, c'era un grande entusiasmo di tutti i professionisti. Noi eravamo subissati da richieste per dire quando parte l'albo dei commissari di gara. Tutti gli ordini professionali erano in grande, diciamo, pressione per poter. Adesso sono partiti teoricamente le iscrizioni, non si sta iscrivendo nessuno perché deve pagare una tassa, e tutti dicono tanto il codice degli appalti sarà cambiato. Allora qual è il meccanismo che finisce per avere un problema? Io credo che su queste materie vanno fatti pochi annunci, eventualmente fatti. Sono 6 mesi che si annunciano cambiamenti al codice degli appalti, non è stata cambiata ancora una norma e ancora non si capisce quali norme saranno cambiate. Questo rischia di avere effetti disastrosi per le amministrazioni, le quali si sentono assolutamente anche in balia di una norma che non si saprà qual è. Allora io credo che il metodo è sbagliato e soprattutto accuse al codice degli appalti fatte così genericamente, io sarei molto attento e poi vorrei vedere quale capolavoro eventualmente ci attende dopo il codice degli appalti, perché noi siamo sempre pronti a dire che il prossimo sarà migliore, poi ci ricordiamo che forse quello di prima andava meglio. A proposito di appalti, Genova a che punto è? Ma guardi, Genova sta partendo, perché io lo dico con assoluta lealtà, non vorrei essere nei panni del commissario, il quale non ha regole per poter fare il suo lavoro. Io penso che il commissario scelto sia una persona degnissima, sia una persona per bene, e fra l'altro credo che abbia un amore profondo per la sua città e voglia fare le cose. Ma io non ho mai visto un decreto legge in cui si è stabilito questa norma. I cittadini dovrebbero sapere, il commissario opera in deroga a tutte le leggi extrapenali, quindi le leggi entrate in vigore dal 1860 ad oggi, tutte, nessuna è applicabile, neanche il codice degli appalti, neanche il codice antimafia. Lo abbiamo segnalato, questo è stato corretto, devo dire. Oggi il codice antimafia si applica, però nella prima lettura si erano dimenticati persino il codice antimafia, per cui le imprese andavano lì e nessuno gli chiedeva scusa, ma tu per caso sei parente di Matteo Messina Denaro? Non glielo potevano chiedere, adesso almeno questo se lo sono ricordati. Io, diciamo, credo che l'idea di poter fare con grandi mani libere non è una soluzione intelligente. Il commissario ha chiesto il nostro intervento di dare una mano come per Expo. Abbiamo spiegato, certo va bene, ma con quali regole? Cioè, noi controlliamo in base a quali regole? Ci proveremo. Io da cittadino italiano mi auguro che davvero possano essere rispettati i tempi, diciamo, di questa opera pubblica. Ma mi chiedo, non sarebbe stato per esempio meglio che si fosse fatto un decreto legge solo su Genova, non inserendo Ischia, non inserendo i fanghi, non inserendo i condoni o cose del genere, o più o meno presunti tali, con un unico articolo solo dedicato a Genova, e si fosse applicato dopo 3 giorni e il commissario avrebbe potuto operare? Perché sono passati 2 mesi, solo oggi il decreto legge nei giorni scorsi è stato approvato, non è stato ancora neanche pubblicato. Fino a pochi giorni fa il commissario non aveva neanche gli strumenti normativi per fare. Allora forse abbiamo perso 2 mesi che potevano essere utilizzati, e in parte sono stati utilizzati, perché io sono stato a Genova, molti detriti sono stati tolti, non si capisce da chi, ma sono stati certamente tolti, ma si sarebbe potuto utilizzare questi 2 mesi per cominciare a fare le opere, dando velocemente regole che consentivano al commissario di operare. Diciamo, i suoi rapporti con questo governo sono così così? No, i rapporti col governo sono assolutamente buoni, io, diciamo, sono istituzionalmente corretti. Noi siamo stati critici anche nei confronti del precedente governo quando era necessario. Nei mesi scorsi qualcuno ha ricordato che quando si provò a allungare i tempi delle concessioni autostradali l'autorità disse parole pesantissime e fummo gli unici a dirlo. Così come quando si disse che, cioè quando si aumentò il prezzo, il contante, le critiche più feroci che vennero fatte le feci io, perché mi sembrava una norma assolutamente inaccettabile.
Col governo c'è un meccanismo di collaborazione, ma ovviamente ci sono tante cose sulle quali uno condivide e altre sulle quali è critico. Ma qui non si tratta, diciamo, di mettere in discussione i rapporti istituzionali, qui si tratta anche in qualche modo di provare a discutere di questioni specifiche. Io per esempio devo dire che col ministro Salvini noi abbiamo sviluppato una collaborazione molto proficua su come fare gli appalti per l'accoglienza degli immigrati. È stato fatto secondo me un lavoro molto positivo, che non è stato fatto affatto a danno degli immigrati, perché non è stato ridotto assolutamente nulla a loro, è stato semplicemente impedito che qualcuno potesse lucrare sugli appalti, e questo credo che è una cosa che va a vantaggio del Ministero e certamente non a svantaggio, e noi ci siamo stati, così come quando ci hanno chiesto il parere su Ilva abbiamo detto delle cose pesanti, ma che era giusto dire, che hanno consentito poi al governo di ottenere certamente condizioni certamente migliori anche per quanto riguarda l'Ilva, che comunque credo sia stato un risultato positivo. Quindi il nostro rapporto è un rapporto istituzionale, quando c'è da criticare critichiamo, quando c'è da approvare approviamo. Bene. Allora, tempo per qualche domanda prima. Prego. Grazie. Mi ricollego al discorso sugli attori della corruzione, si diceva non più i politici perché forse i partiti non ci sono più alle spalle, dirigenti, funzionari, sono un funzionario pubblico. Vorrei accendere proprio con riferimento alla figura dei dipendenti pubblici proprio il faro sulla pubblica amministrazione. C'è un tema, lo dico anche al dottor Fontana, che secondo me meriterebbe molta più attenzione anche dalla magistratura, che da questo punto di vista forse avrebbe dovuto fare di più. Il tema dell'assunzione del pubblico dipendente, cioè in questo paese tutti sappiamo, okay, quali sono i metodi con cui spesso si ricorre per assumere un dipendente pubblico. Io dico, chi entra male nel pubblico finisce male, è fortissimo il rischio che chi entra con i soliti metodi poi sia più suscettibile di essere poi corrotto, concusso, eccetera. Mi chiedo, non ho mai visto grandi proposte da questo punto di vista, da persona che per ora ha pagato il contributo per l'iscrizione all'albo, non mi sono ancora iscritto ma spero che l'albo il 15 gennaio parta e che quindi si possa passare a questo nuovo metodo per la composizione delle commissioni giudicatrici per le gare di appalto e concessione con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Faccio riferimento all'albo per chiedere, vorrei sapere una vostra opinione proprio operativa, ma per caso anche per assumere i pubblici dipendenti un qualcosa di simile all'albo dei commissari, cioè togliere la possibilità che siano le amministrazioni direttamente a nominare le commissioni, potrebbe essere una soluzione dopo aver sperimentato l'albo negli appalti, nelle concessioni, l'esperienza sarà positiva? Prima di tutto dobbiamo vedere se l'esperienza ci sarà, quindi voglio dire, non siamo in grado di dire se è positiva o no. Noi nel libro evidenziamo un dato, perché io credo che ci sia un problema nella pubblica amministrazione, poi lo dirà il professore Carloni meglio di me, che è un esperto di diritto amministrativo e di scienze dell'amministrazione. Il tema vero è che le amministrazioni oggi hanno proprio una gravissima carenza di personale. L'età media nelle amministrazioni, lo sa meglio di me, è un'età avanzatissima. E questo non è un dato di per sé negativo, perché nessuno di noi ha 10 anni. Il tema vero è che ovviamente manca anche una parte della società che per esempio ha una cultura digitale completamente diversa dalla nostra. Che cosa è avvenuto negli ultimi anni? Che si è derogato di fatto alla disciplina del concorso pubblico, perché si è derogato prevedendo meccanismi che non impedivano attraverso finte spending review di assumere. E poi si sono fatte le stabilizzazioni, attraverso le società pubbliche si sono assunti in certi meccanismi e certe indicazioni. Io devo dire, sposo integralmente quello che lei ha detto. Chi entra nella pubblica amministrazione perché ha ricevuto una raccomandazione, peggio ancora se qualcuno lo ha portato mettendogli la mano sulla spalla, e domani potrà in qualche modo, dovrà anche ricambiare la mano sulla spalla che gli è stata messa. Perché nella Costituzione è stabilita la regola del concorso? Mica perché i nostri costituenti erano dei folli, proprio perché la nostra Costituzione aveva chiarissima l'idea del funzionario modello,
quella che dice l'articolo 54 della Costituzione si muove con certe caratteristiche, che noi facciamo fatica pure a ricordare, perché certe regole di disciplina all'onore sembrano parole di un altro mondo, però quelle regole erano collocate all'idea di un funzionario pubblico che era assunto con metodi trasparenti. Sì, più o meno è stato detto cose principali, cioè sicuramente, e un po' alla fine lo proviamo a dire, la grande sfida è la qualità dell'amministrazione, e quindi è un'amministrazione di qualità quella che per prima è in grado di contrastare la corruzione, e la qualità la fanno le persone, insomma, e quindi sicuramente anche questo è un aspetto su cui sarebbe opportuno intervenire, insomma, sicuramente una migliore selezione, e da un certo punto di vista, cioè, come dire, ci sono anche le condizioni, perché l'amministrazione italiana è un'amministrazione, appunto, come vi ha detto, invecchiata, un'amministrazione che si è anche molto impoverita di, proprio in termini anche quantitativi, di unità di personale, quindi attende un ricambio generazionale che, se ben gestito, può essere, come dire, una condizione fondamentale di contrasto della corruzione, di ripartenza, insomma. Beh, allora uno, due, le raccogliamo tutte e due, facciamo rispondere, e poi se non c'è altro si passa al firmacopie. Sempre nell'ottica della prevenzione. Relazioni con l'ANCI, comuni, affinché si inneschi un meccanismo di filiera, di formazione per l'etica e per le misure di prevenzione. È possibile? Ed inoltre, ordini professionali, che ingegneri, architetti, che possano relazionarsi con voi affinché si adottino dei sistemi anche loro di deontologia, diciamo, etica, perché nel momento in cui si programma un aspetto di sviluppo in un territorio, personalmente è accaduto, e nominiamo ANAC, si blocca il programma di sviluppo nei territori. È una parola che non si vuol sentire. Parlo da professionista, partner per la programmazione e lo sviluppo dei fondi comunitari del Dipartimento Regione Sicilia in materia gratuita. Prendiamo anche l'altra domanda e facciamo, ecco, quella lì. Grazie. Senti, io parlo di un caso pratico che è effettivo. Allora, microfono. Ah, sì. Cioè, una persona è a conoscenza di una corruzione, vorrebbe denunciarla, però la controparte sa che lo sai e ti minaccia. Chi è che protegge quello che potrebbe far uscire la corruzione? Penso nessuno. Quindi non si fa. E questa è una bella fetta, le assicuro. Cosa ne pensate? Allora, bene, due domande. Ma le attività, diciamo, di collaborazione con l'ANCI ci sono da tempo, i programmi di formazione sulla prevenzione della corruzione vengono fatti, così come abbiamo provato a farli anche con gli ordini professionali, i quali però, devo dire, per lungo tempo hanno contestato l'idea di essere persino enti pubblici per poter applicare le norme anticorruzione. Io sono convintissimo che quello che lei dice è corretto, cioè sul fatto che molto spesso i problemi dell'amministrazione derivano anche da scarsa conoscenza delle regole, cioè a volte persino la corruzione finisce a essere conseguenza dell'ignoranza, perché si combinano pateracchi tremendi, eppure poi per uscire bisogna trovare chi è in grado di dare le soluzioni. Questa è una delle indicazioni della legge anticorruzione, che punta moltissimo sull'idea della diciamo formazione, però lei sa bene che questo è un tema che non trova grande accoglimento, cioè si fa fatica da organizzare una formazione vera che non sia la formazione di chi ti manda quelle ore finte di lezioni all'interno degli uffici in cui veramente tu ti chiedi ma che cosa serve davvero, anche perché la formazione è anche un momento di scambio, di esperienza, scambio di tipo culturale. E quello, diciamo, del codice degli appalti,
i funzionari pubblici hanno ricevuto questo codice, anzi non l'hanno manco ricevuto, il 19 aprile hanno dovuto cominciare a applicare un codice che nessuno aveva mai loro spiegato. Questa è una cosa incomprensibile, inaccettabile per l'amministrazione. Quando al tema della tutela, ma adesso qualche meccanismo di tutela c'è, per esempio l'istituto del whistleblower che riguarda i soggetti che denunciano all'interno della pubblica amministrazione, è una norma che è stata approvata alla fine del 2017 che per esempio prevede delle sanzioni molto gravi se un soggetto nei confronti di chi discrimina chi fa denunce per corruzione. È una normativa nuova, è una normativa che è stata fino ad oggi ancora poco applicata perché è entrata in vigore da pochissimo tempo, ma che potrebbe essere utile a questo fine. Ovviamente se si tratta di un soggetto che è all'interno della pubblica amministrazione. Se all'esterno è molto più difficile, però vorrei ricordare un caso, perché noi abbiamo avuto un caso nel passato, il direttore lo ricorderà perché fu un'indagine famosa milanese, il test Omega, che fu una signora che raccontò fatti di corruzione e che fu protetta dalla magistratura milanese. Quindi il sistema, sia pure in casi sporadici, rispetto a fatti grossi di corruzione, consente anche la possibilità di applicare le norme sui testimoni di giustizia. C'è qualche altra domanda? Professore, aveva qualcosa da aggiungere? Non molto, direi che un po' i temi si legano e credo spieghino anche un po' l'importanza di un lavoro come questo, cioè c'è l'esigenza di diffondere una cultura dell'anticorruzione, insomma di riconoscere il danno che la corruzione fa a tutti noi e quindi come tutti noi dobbiamo attivarci. In questo senso un ragionamento che mi sento di fare a margine del tema che è stato appena accennato, quello del whistleblowing, è il fatto che noi utilizziamo una parola straniera per definire un fenomeno che conosciamo benissimo anche in Italia, insomma il segnalante, perché spesso l'idea di qualcuno che da dentro un'organizzazione informa all'esterno che sta succedendo qualcosa che non va bene, da noi è visto male, insomma è visto come un'azione di spionaggio, insomma, e quindi questo ci rimanda a un'antica tradizione, insomma, che ci porta a diffidare verso queste persone. E utilizziamo quindi il termine whistleblowing dando un significato positivo a una parola straniera, perché le parole italiane non hanno lo stesso significato positivo. Ecco, una cosa che diciamo nel libro e che riprendiamo dalla letteratura su questi temi è che anche in America, insomma, dove nasce, il termine whistleblowing aveva un significato inizialmente negativo, significava soffione, che più o meno ha il significato che possiamo dare noi in Italia alla parola spione o segnalante, insomma, se riteniamo. Ecco, quel termine acquista una connotazione positiva negli anni 70 quando alcune leggi applicano il whistleblowing in campo ambientale. Quindi le persone si accorgono che la segnalazione li informa del fatto che l'acqua che bevono è inquinata e quindi capiscono quanto la segnalazione aiuta le persone a, come dire, a godere dei loro diritti, a proteggere la loro vita. E allora da quel momento in poi si parla di whistleblowing con un senso positivo, perché, come dire, è entrato nella cultura americana l'importanza di segnalare qualcosa che ci danneggia tutti quanti. Ecco, la corruzione non è soltanto la mazzetta che qualcuno mette in tasca, lui si arricchisce e poi alla fine questo dentro un bilancio pubblico enorme, alla fine si trova o non si trova. Specie in una situazione di crisi finanziaria in cui le risorse sono date, la corruzione si traduce in una peggiore qualità delle opere e quindi quando crolla un ponte, quando abbiamo un incidente perché una strada è messa male e così via, a volte questo è il prezzo che è stato pagato alla corruzione e al fatto di non averla segnalata. Quindi è importante diffondere una cultura della corruzione che passa senz'altro anche per la formazione, come veniva detto. Presidente, una battuta finale. Nel libro parla delle lobby e della mancata regolamentazione. Quanto, come dire, è incappato nel lobby e quanto pesano nell'attività dell'anticorruzione? Ma io credo che pesano nell'attività del paese. Sì. Moltissimo, quindi noi ce ne accorgiamo in modo molto relativo, ma ce ne accorgiamo soprattutto quando vengono fatte le leggi, soprattutto quando viene fatta la legge principale del paese, che è la legge di bilancio, dove spesso ci sono norme poco comprensibili, se non norme in qualche modo volute dalla logica delle lobby. Però io voglio spezzare una lancia a favore, cioè dire con chiarezza che lobby non è una cattiva parola. Cioè che da noi lobby è diventata una cattiva parola perché non siamo mai riusciti a distinguere
quell'attività assolutamente legittima dei portatori di interesse che provano a tirare l'acqua al proprio mulino in modo trasparente rispetto a chi si muove con logiche invece oscure che sono quelle illecite. Cioè lobbista, colui che prova a far valere gli interessi di una categoria, qualunque essa sia, svolge un'attività che nelle tutte le democrazie ha un senso, perché un Parlamento, anche il più avvertito possibile, non conosce davvero fino in fondo gli interessi di una certa categoria. Il fatto di non averla regolata l'ha lasciata nel nostro paese un po' nell'idea che la lobby sia un meccanismo, una mano nera, qualche cosa che arriva al momento opportuno per inserire una norma piuttosto che un'altra. L'impressione che spesso queste lobby si muovano dietro, diciamo, movimenti poco chiari, noi la verifichiamo spesso nelle norme, ma questo dipende dal fatto che noi non riusciamo a dire con chiarezza che cosa le lobby possono fare davvero e come possono farlo. E si tratta di un argomento su cui sono stati presentati un numero enorme di disegni di legge, ma ad oggi è una delle leggi che non è mai stata approvata neanche in un ramo del Parlamento. Bene, grazie a Raffaele Cantone, grazie ad Enrico Carloni. Il libro, lo ripeto, Corruzione e Anticorruzione, 10 lezioni, Feltrinelli, e gli autori sono qui per chi volesse far firmare le copie. Grazie.